Sì. Sì, l'accordo di oggi è un accordo molto importante perché per quanto riguarda Intesa, con il suo ruolo di supporto al settore attraverso la filiera dell'agribusiness e attraverso le competenze che mette anche in campo attraverso la divisione Corporate Investment Banking, mette a disposizione 20 miliardi di credito, che sono il 30% di più di quello che abbiamo erogato negli ultimi anni, a partire dal Covid, erano 15 miliardi, quindi rappresenta una cifra significativa, ma insieme a questo aggiungiamo anche una soluzione importante a supporto del settore, che è questo progetto sui magazzini, cioè di fatto la possibilità attraverso appunto anche il grande supporto, oltre che del Ministero, ma anche di CDP, che giocherà un ruolo significativo, la possibilità di poter smobilizzare, di fatto fattorizzare il magazzino. Il magazzino nel settore, per quelli che sono gli operatori che hanno lunghi tempi di stagionatura, per cui su diverse produzioni questo rappresenta un elemento significativo, produce un impatto sul circolante importante, quindi oneri finanziari importanti, la di fatto smobilizzazione del magazzino consentirà di dare un agio significativo al settore, quindi ossigeno, la possibilità di poter finanziare con investimenti importanti la crescita in innovazione, in riduzione di impatto energetico in un settore che ha bisogno naturalmente di essere competitivo nell'arena mondiale.